Benvenuti a Words Dialogando con. Oggi dialogheremo con Biagio Russo, ricercatore e scrittore. Benvenuto. Grazie e grazie per l'invito. Grazie per averlo accettato. Ti do del tu così ci facilitiamo un po' il dialogo. D'accordo. Vorrei partire proprio da questo periodo, dal periodo della pandemia. L'essere umano sicuramente è un periodo storico in cui è in piena confusione, direi, vuoi anche per tutto ciò che è passato per la rete, virus sì, virus no, complotti, non complotto, c'è un po' di tutto. Sono proprio questi periodi storici in cui l'uomo può, sfortunatamente non tutti, può farsi delle domande, può cominciare a farsi delle domande. E partendo proprio dal tuo primo libro, Schiavi degli Dèi, tu lo concludi con una frase dove il concetto è quello di l'uomo che smette di farsi delle domande, smette di percorrere la via della conoscenza, no? A grandi linee. Esatto. Quindi nel tuo primo libro tu sei partito dal porti delle domande, quindi chi siamo, da dove veniamo. Chi erano Adamo ed Eva, chi era l'uomo di Neanderthal, è esistito davvero il serpente? Insomma, sono tutte domande che a un certo punto ognuno di noi potrebbe porsi. Tu poi, con l'aiuto degli accademici, hai costruito intorno al tuo libro la tua ricerca. Quali sono state le risposte, se ce ne sono state, a queste domande? Ma indubbiamente tutto è scaturito da una domanda. Io ho iniziato ad avvicinarmi a questo settore, chiamiamolo così, a questo campo del mistero, quando avevo, se ricordo bene, intorno ai 12 anni, 12 anni e mezzo, no? Grazie a un libro che mi aveva prestato mio amico. All'epoca io abitavo a Follonica, in Toscana. E ho iniziato ad intraprendere questo percorso. Ho letto il primo libro, era di Peter Colosimo, Non è terrestre, qualcosa del genere, ma poi ne sono seguiti tanti altri, di cui oggi non ricordo nemmeno più i titoli, così come tante riviste. Ricordo che all'epoca andava molto il Giornale dei Misteri, che poi mi pare che sia finito. Non vorrei dire però cose sbagliate, ma certamente ho accumulato tanto di quel materiale di lettura, poi di studio, che a un certo punto ecco che si è accesa la fiammella del dubbio. Diceva Voltaire, come ho anche scritto, il dubbio è scomodo, solo gli stolti non ce l'hanno. Sarà che io non mi volevo vedere nel capo degli stolti. A parte la battuta, ma mi sono chiesto: è tutto vero quello che ho letto? Ecco la domanda. E da qui è partita la ricerca. Quindi sono andato a scavare sempre più in profondità. Ho toccato argomenti diversi, dall'antropologia all'esoterismo, alla storia, la storia antica, molto, molto antica, fino ad arrivare all'astronomia. Ho spaziato in molti campi. E che cosa accadeva? Che ogni qualvolta io trovavo una risposta, questa ne generava altre due o tre. E quindi il percorso continuava, continuava. Poi chiaramente ho dovuto mettere un punto, perché avevo il desiderio di condividere i risultati di questa mia ricerca, risultati che comunque si sono basati su testi rigorosamente ufficiali, sempre scritti da accademici di fama mondiale, mondiale. Ho scavato, sono passato toccando ovviamente l'argomento religione, ma per me è stato un passaggio, perché la Bibbia mi si consenta, ma dico quello che risulta, ha una ispirazione che ritengo non sia solo divina. Con tutto rispetto
perché molte cose sono tratte dagli antichi scritti in sumero-accadico, in sumerico. Vedi il diluvio, vedi la torre di Babele, vedi la creazione dell'uomo e della donna, e quindi ho scavato, scavato, scavato. E sai, Maria Pia, più scavi e più trovi. E quindi, ecco, la mia curiosità iniziale per il mistero è diventata interesse, passione, alla fine è diventata una mania, una ragione di vita, che tra l'altro non è nemmeno terminata ancora, tant'è che le ricerche continuano. Sì, quindi sicuramente la storia, così come ce la raccontano, a volte ha tralasciato involontariamente, ci aggiungerei anche involontariamente alcune volte, alcuni particolari su, sulle nostre origini. E tu poi quindi da questa ricerca su le origini, toccando questi argomenti, quelli che possono essere, che abbiamo citato prima, che possono, che può essere l'uomo, le teorie darwiniane o Adamo ed Eva, quindi hai toccato davvero tantissimi, tantissimi argomenti, passando a religione e esoterismo, come hai detto, e potremmo parlarne per ore, quindi entrare in questi argomenti veramente diventerebbe un dialogo infinito. E quindi la tua ricerca generale poi è diventata, ha cominciato a diventare particolare nel tuo secondo libro, Uomini e Dei della Terra, che è uomini, il tuo secondo libro, Uomini e Dei della Terra. Sì. E qui la tua ricerca è approfondita proprio sulle antiche civiltà, civiltà che noi studiamo, che sicuramente hanno, erano, sono state come quella, la civiltà sumera, no? Assira. Sì, che, ma molte altre anche altre che studiamo pochissimo, e poi nel tuo libro quindi ci imbattiamo negli Anunnaki. Chi erano gli Anunnaki? Allora, il secondo libro io lo considero il proseguimento del primo, mm-hmm. anche perché tengo fede a quella mia considerazione, l'uomo che ha smesso di farsi domande, no? Eccetera, eccetera. Allora, secondo le antiche scritture sumero-accadiche, ma ancora prima sumeriche, noi troviamo nella letteratura la descrizione di, chiamiamoli personaggi, a cui i sumeri attribuivano la loro creazione. Li consideravano delle divinità, degli dei, anche se non proprio nell'accezione moderna, perché non avevano un rapporto di devozione così come ci potrebbe essere oggi. Certamente c'era un grande rispetto perché questi personaggi avevano delle conoscenze straordinarie, incredibili per l'epoca in cui i sumeri vivevano. Questo lo scrivono loro. E chi erano costoro? Allora, io prima ti do il risultato sintetico. E poi però te lo sviluppo per far comprendere meglio. Sì. I sumeri anteponevano davanti al nome della divinità un simbolo che equivale a una stella a otto punte, Dingir, perché Dingir sarebbe la traslitterazione dal pittogramma che ti ho descritto essere una stella a otto punte, e veniva chiaramente seguito dal termine Anunna. Gli Anunnaki vengono dopo come terminologia, ma quel che conta è l'origine, perché Anunnaki comunque è un aggiornamento, chiamiamolo così, tra virgolette, del termine sumerico, anche perché Anunnaki è accadico, quindi è una cosa diversa. Beh, Anunna. Ha quattro significati: acqua, liquido seminale, prole, padre. Okay? Quattro significati. A. Nun vuol dire principe, principale,
più importante, il migliore. Na sta per di, de, della. Del, di, del, della. Quindi, se noi andiamo a rimettere in ordine queste cose, scopriamo che gli anunna erano, per semplificare, leggere meglio questa traduzione, che non è mia. Io ho riportato in Uomini e Dei della Terra una pagina dove ci sono 8 testi accademici che dicono la stessa cosa. Qui sono arrivato io da profano. Bene, quelli dell'acqua più importante, migliore o principale, quelli del liquido seminale più importante, quelli del padre principale più importante o migliore, e quelli figli del quei figli più importanti e principali o migliori. Ok, quindi acqua, liquido seminale, prole, padre, quelli del. Si è dato da 40 anni a questa parte una traduzione errata al termine anunna o anunnaki. Questo errore l'ho fatto pure io. D'altronde, per crescere bisogna ammettere i propri errori. L'importante è averli fatti in buona fede, ma guardando avanti, correggendoli, perché comunque è solo correggendoci che evolviamo anche in termini di conoscenza. Anunnaki è stato tradotto come coloro che dal cielo scesero sulla terra. Non è così. Io lo dimostro che non è così. Oltretutto, il termine cielo in Anunnaki non c'è, è la A che ha quei 4 significati, come io ti dicevo prima. Chiaramente poi, siccome c'è il chi finale, si attribuisce a della terra, no? Anunnaki della terra. Ecco, questa traduzione sarebbe corretta qualora noi fossimo di fronte a un testo sumerico che risponde a determinate regole, mentre il testo accadico non è la stessa cosa. Non si può quindi dare una regola a una lingua quando questa lingua è diversa da quella originale. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, chiarissimo. È come se noi volessimo utilizzare il dizionario della lingua francese applicandolo alla lingua inglese. Non regge, no? È un errore. Purtroppo, però dico purtroppo, beh, questa traduzione ancora oggi viene cavalcata, probabilmente la traduzione di coloro che dal cielo scesero sulla terra, probabilmente perché è un mio pensiero, per fare cassetta, perché la gente, i lettori, vuole sentirsi dire certe cose. Io lo considero un beverone, no? Cioè quello che tiene addormentata la gente. Perché se questi signori non vengono da un altro pianeta, questi, gli Anunna, perché i Sumeri non hanno detto che vengono da un altro pianeta, assolutamente, allora dove stanno? Se ne sono andati? Sono ancora qui? Consideriamo che comunque loro si sono spartiti, e questo è scritto in un testo, io sorrido, ma Enki, l'ordinatore del mondo, se lo leggete, vi si accappona la pelle. C'è stata una ripartizione, una, oggi potremmo dire, una creazione di un nuovo ordine mondiale, no? Ma questo è accaduto centinaia di migliaia di anni fa, stando alla lettura di questi testi. E quindi chi sono gli Anunnaki? Usiamo Anunnaki, perché è più facile da ricordare, anche se il termine originale, Maria Bea, è Anunna. Beh, potrebbero essere i superstiti di un'antica civiltà precedente di cui noi abbiamo perso le tracce. E si sono salvati
i soliti al potere, è un'ipotesi, e hanno tentato poi di ristabilire quella impostazione sociale tramite l'aiuto di quelli che erano rimasti, aiuto tra virgolette, perché d'altronde hanno dovuto spingere evolutivamente, non creare un essere già presente, che era, a seconda delle indagini scientifiche effettuate, l'Homo erectus, che hanno adattato affinché potesse sostituire una loro categoria di lavoratori nei lavori duri o lavori dei campi, comunque un lavoro che doveva alla fine dare dei frutti per sostenere i signori a nonna. Ecco un essere, quindi, ecco che ritorna lo schiavo, no? Lo schiavo degli dèi, un essere che doveva essere esclusivamente obbediente, lavoratore, e senza stare a fare reclami, così come era avvenuto in antico tempo, quando gli Igigi, così si chiamavano, che erano le divinità di secondo rango, si ribellarono al Gota delle divinità, che erano gli Anunna. Addirittura io nel libro scrivo che organizzarono una protesta sindacale, rivendicazione sindacale, ma era molto di più, perché chiaramente c'era di mezzo l'intenzione di far fuori e di uccidere i capi che si erano comunque serrati nel palazzo. Quindi Uomini e Dei della Terra riaffronta un argomento che io in Schiavi degli Dei non avevo preso in considerazione così in profondità. Ed ecco quindi che sorge la questione delle precedenti civiltà, e noi molto probabilmente, io dico molto probabilmente perché è un mio pensiero, io non ho la verità in tasca, ma ci mancherebbe, però produco documenti che sono incontrovertibili, perché sono documenti storici, scientifici, astronomici, che noi siamo solo l'ultima delle civiltà di questo pianeta, ce ne sono state diverse prima di noi, che però sono nell'oblio, civiltà che avevano grandi conoscenze dell'energia della natura. E che dire, le piramidi hanno blocchi da 200 tonnellate, ma ce ne sono tanti altri di esempi, il monoblocco di Baalbek, poi le costruzioni a terrazza di Cuzco, tantissime tracce che però vengono attribuite esclusivamente agli extraterrestri. Ecco, io invece credo che ci sia un'origine terrestre. Gli extraterrestri, sì, certamente, è chiaro, sarebbe assurdo negarne l'esistenza, perché solo la nostra galassia ha 200 miliardi di stelle, 200 miliardi di soli, no? Sarebbe presuntuoso che soltanto una stella, la nostra, abbia un sistema con un pianeta che permette la vita così come la nostra, e mettendola in religione sarebbe davvero uno spreco da parte del Padre Eterno aver creato la vita solo su pianeta Terra. Ma ci potremmo ricollegare al grande Giordano Bruno in questo, che diceva che comunque che l'universo era costituito da universi mondi, se ricordo bene. E quindi, ecco, noi conosciamo solo l'ultima delle catastrofi che ha minato la sopravvivenza geoumana, quella che va sotto il nome del diluvio universale, che è accaduta all'incirca 7500 anni avanti Cristo, causata da un impatto cometario che ha colpito la Terra in 7 punti, creando tsunami,
rivolgimenti, terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami pazzeschi in cui l'acqua marina è entrata profondamente nei continenti. Ecco, questo spiegherebbe, per esempio, come mai ci sono dei laghi continentali che sono di acqua salata e non di acqua dolce. Ma ce ne sono anche altri, perché per esempio, allora, nel 1825 è scoppiato un vulcano in Indonesia che ha riversato comunque nell'atmosfera tanti di quei detriti da creare una diminuzione in tutto il globo terrestre, una diminuzione della temperatura di 0,5 gradi in tutto il globo, che apparentemente è poco, ma le conseguenze sono state disastrose sia sulla flora che sulla fauna. Consideriamo che solo in Europa, per causa di carestia, sono decedute 200-250 mila persone. Ora, 75 mila anni fa è scoppiato un altro vulcano, sempre in Indonesia, che ha immesso nell'atmosfera, mentre il vulcano, il primo, una quantità di 25 chilometri cubici, l'altro qualcosa che ha un paio di zeri in più, in fondo, quindi è una grande, grande quantità di materiale espulso dal vulcano. Ecco, questo lo dicono i geologi. Ha determinato una diminuzione della temperatura sul globo terrestre di 15 gradi. 15 gradi. Riflettiamo, no? Ecco le domande, riflettiamo. Se 0,5 gradi ha creato una mortalità di 250.000 persone, 0,5, 15 gradi, che cosa ha combinato? Sì, sì, sì. E quindi si è salvato solo qualcuno, probabilmente ha poi cercato di perpetuare la specie, perpetuare con quello che era rimasto. Ovviamente, ecco le spinte evolutive, non è detto che sia quella di 75.000 anni fa, anzi potrebbe essere ancora quella più vecchia, perché dalle ricerche, dai risultati delle ricerche effettuate, l'Homo sapiens è molto più antico di 75.000. Non parlo dell'Homo sapiens sapiens, Sì, l'Homo sapiens, sì. Ok, e quindi ecco, noi siamo solo l'ultima delle civiltà in cui l'Homo sapiens sapiens o Homo di Cro-Magnon, che siamo noi in sostanza, è l'ultimo anello, che da quando comunque questa figura è apparsa sulla Terra non ha avuto nessun cambiamento fisico, Beh, non c'è stata un'evoluzione da parte dell'Homo sapiens sapiens. E oltretutto c'è da aggiungere che questa crescita dell'Homo sapiens sapiens può essere molto probabilmente, da documenti, attribuibile a quella famosa unione degli angeli caduti con le belle figlie dell'uomo, che videro che erano belle e decisero di prenderne per sé. E chiaramente, siccome l'Homo sapiens era il prodotto di un'inseminazione, di una manipolazione genetica effettuata sull'Homo erectus, a cui era stato quindi donato parte del DNA di questa civiltà precedente, quando poi gli angeli, chiamiamoli così, caduti, si sono accoppiati con le figlie dell'uomo, cioè l'Homo sapiens, che già aveva nel DNA parte di quella componente divina, ecco che c'è stato il sorpasso, cioè è arrivato altro materiale genetico che ha portato l'Homo sapiens a diventare Homo sapiens sapiens.
Io mi rendo conto che mi attirerò le ire. No, questo è quello, cioè, se andiamo a fare gli incroci e prendiamo i documenti, queste cose ci sono scritte, certamente vanno lette e affrontate senza dogmi, senza preconcetti, con mente libera, altrimenti le domande non nascono. Non nascono, questo... Il libro e via. Sì, questo senza ombra di dubbio, certo. Con questo dialogo non vogliamo sicuramente entrare in nessun, la nostra intenzione non era entrare in campi religiosi o altro, perché è soltanto conoscenza, sicuramente soltanto conoscenza. Vorrei concludere proprio brevemente su una frase che hai postato tu ieri di Paracelso: non essere schiavo di nessuno se puoi essere padrone di te stesso. E i ricercatori non scrivono mai frasi, non scelgono mai frasi a caso. Perché questa? Bella domanda. Io spesso vengo ispirato, devo dire. Rileggendo i miei libri, dico, rileggendo, ma ho scritto io queste cose. Giuro, giuro. E vengo ispirato, intuizioni. È chiaro che dietro quella frase c'è molto, molto di più. Sì. Lo schiavo di regole, di regole che non decidiamo noi, e che comunque sono costruite ad hoc per fare in modo che noi si agisca in una certa maniera. Certo, l'uomo deve essere un po' regolato, perché se è vero che deriviamo dalla scimmia, in fondo qualcosa di più. C'è bisogno di parecchio. Senza... ogni tanto sdrammatizzo. Sì. Però, ecco, proprio per questo, in una ricerca della verità, cosa che non basta una esistenza per raggiungerla, non basta un'esistenza per chi crede nella reincarnazione, come il sottoscritto. Non basta una volta, bisogna tornarci e ritornarci. Il male è che quando torniamo non ci ricordiamo più dove eravamo arrivati in quella precedente. E questa è la questione del karma, no? Che noi dobbiamo ripulire e quant'altro per correggere gli errori fatti e avvicinarsi sempre di più a quella luce della nostra anima che i grandi maestri orientali chiamavano Atman, Atman, che risiede nel nostro cuore. Bene, se si fa quel percorso, bisogna essere coscienti che bisogna scavare dentro. Più scavi dentro, più ti rendi conto e più ti liberi dai condizionamenti e quindi dalla schiavitù che è prodotta da quelli che sono condizionamenti che sono stati messi lì ad arte per fare in modo che l'uomo continui ad essere il servo o lo schiavo di chi sta sopra, che è sempre stato sopra, perché se è originario di questa terra, perché se ne doveva andare? E che sta nei luoghi di comando, bene, se noi ci stacchiamo perché facciamo un percorso interno, una ricerca ovviamente interiore, e non si è più schiavi di nessuno, nessuno è nostro padrone, ma siamo noi padroni di noi stessi. Questo è il significato del grande Paracelso, che comunque è stato un personaggio un po' controverso, ma insomma io lo considero un grande personaggio. Con questo non dico che non accetti le critiche fatte da altri, però a ognuno il suo percorso, ognuno fa la sua strada, perché il viaggio si fa da soli. Si può essere istradati, si può essere portati davanti alla porta di quel percorso, ma la soglia bisogna varcarla da soli.
Bellissima questa conclusione, la soglia bisogna varcarla da soli, è necessario conoscere quindi in conclusione noi stessi e varcare questa soglia. Grazie Biagio per questo dialogo con te, interessantissimo, buon lavoro. Grazie mille a Al voi. prossimo libro, direi io. Il prato ci vuole tempo, ci vuole tempo. Però è un augurio al prossimo libro, grazie. Prego, prego, prego. Grazie.